God bless the company. God bless them. Cercano tutte di scappare. Guarda, Gesù, quanti sono? Michael, mi dispiace. Aldo. Aldo era della famiglia. Sarò d'aiuto. Una volta a New York. Voglio che ti assicuri che sua madre stia bene. Ok, Michael. Ok. Che facciamo adesso? Il piano di Roth per Cuba impediva alle famiglie di farsi a pezzi fra loro. Il paese ci serviva. Credi che i ribelli vinceranno? Hanno già vinto, Fredo. Michael, che cosa facciamo adesso? Che facciamo noi, la famiglia? Nessuno osava toccare New York finché Aldo comandava. Tutti ne vogliono una fetta ora. I suoi stessi uomini si scanneranno. Se ne vedranno il vantaggio. Pochi di loro hanno la mia fiducia. Solo di te mi fido davvero. Dominic, sarai tu il capo. E avrai la tua famiglia. Sono sicuro che puoi gestire New York. Lo farai per me? Sì, Michael. Lo farò. Tony e Carmine Rosato ci sono contro. L'hai detto. Ora sono in proprio, hanno le loro bande. Ci hanno derubato. È colpa di Roth in Florida. C'è lui dietro quei figli di puttana. Il Rosato non hanno le palle. E guarda adesso. Vogliono comandare, prendere ostaggi. Non senza aiuto, non senza Roth. Frank, Hyman Roth non c'entra niente. Michael ha ragione, Frank. I fratelli Rosato sono sempre incazzati da quando Clemente è morto. No, no, non è stato un attacco di cuore. Comunque, questa è la situazione. Controllano la raccolta dei rifiuti e le imprese edili e Carmine trucca gli incontri. E le puttane pure. Non sono roba di Roth. È la droga. Roba di merda. Io li voglio morti. Frank. Frank Pentangelo. Fedele a mio padre per anni. Lo so, Michael. Ma dopo Cuba, il mio affare con Hyman Roth è molto importante. Le tue accuse offendono lui e me. Offesa. La fedeltà per lui vale più di quella per il sangue tuo. Avanti, Frankie. Sai che mio padre era in affari con Roth. Lo rispettava. Tuo padre è in affari con Hyman Roth. Tuo padre ha rispetto per Hyman Roth. Ma tuo padre non si fidava un'anticchia di Hyman Roth. Ben finito. Bene. Dominic, tieni sempre d'occhio il Rosato. Carmine è un debole. Mandagli a dire, provami che avevo ragione su di te. Vuole comprare un biglietto aereo? No. No. Questa ora è la mia zona. Se vuoi gestire questo racket, devi trovare un accordo con me. Mi hai capito? Fammi entrare, prima che mi arrabbi veramente. Voglio una fetta di tutto quello che passa qui dentro. Ci siamo capiti? Lasciami passare o giuro che ti apro un sorriso eterno su quel bel faccino del cazzo. Allora, che mi dici? Devo mozzarti il naso e gettarlo nell'immondizia. Apri quella cazzo di porta prima che ti prenda a calci. Guardami, se non mi dai quello che voglio, spargo il tuo cervello su tutto il fottuto pavimento. Lasciami passare o giuro che ti apro un sorriso eterno su quel bel faccino del cazzo. Prendimi ancora in giro e giuro che ti prendo a calci in faccia finché non ti ammazzo, coglione. Non fare cazzate, non farle. Se rifiuti ti farò soffrire in modi che neppure immagini. Fuori dall'auto, ora! Dammi quella cazzo di macchina! Mi serve la tua auto. Ehi, bella macchina, la voglio. Fuori dall'auto! Bella macchina, la prendo. Fuori! Esci dall'auto e nessuno si farà male. Dammi quella cazzo di macchina. Lascia le chiavi e levati dalle palle. Fuori, subito! Che razza! Arriva! Chiamami quando hai bisogno di me. Vuole comprare un biglietto aereo? No, posso darti una mano? Pues, se non hai paura di sporcarti le mani, sì, un po' di aiuto mi farebbe comodo. Ma guarda che da che parlo di roba seria, omicidio. Allora, stai interessato? Sì. Oggi volerà con noi, signore? Mai.
stronzo non merita una fossa. Aiuta una ragazza in difficoltà. Mi spiace, Bella, non mi interessa. Conosci il verbo incendiar? È un trattamento che devo riservare a un certo edificio. Allora parliamo la stessa lingua? Per caso ho l'aria di un boy scout io. Cosa sta succedendo? Posso darti una mano? Hai voglia di sfasciare qualcosa? Divertente, no? Sabotaggio, un sacco di vetri rotti e tanto dolore. Ti interessa? Certo. Mi piacciono gli arredatori che usano le mazze da baseball. È il tuo stile? Già. Sto iniziando a pensare che la vera giustizia sia solo quella di strada. Ed è per questo che ho bisogno di te, amico mio. Ho una faccenda che va sistemata. Sei con me? Sì. Laggiù! Nessun ultimo desiderio da esaudire. Metti giù quell'arma. No, no. Non stringere troppo forte, Don. Questa pallottola è tua. Non muori in silenzio. Un'arma. Cedo 3 secondi, stronzo! La centrale, non trova via. Non devono morire per forza! Arriva! Che facciamo adesso, eh? Por favor! No, non ti muoverti, cazzone! E va bene, entra!